Nella notte dei tempi, unico era il problema di ogni essere, riempire la pancia. L'uomo, il solo essere nudo ed intelligente, aveva anche il problema del guardaroba e cercava affannosamente di risolverlo. Dal delicato tocco di una mano femminile nasce la moda e dà inizio la storia del costume. Ogni nuova foggia di vestire è un gradino di quella scala che l'umanità ascende per giungere nel corso dei secoli all'aureo periodo detto del lenzuolo a doppio uso. Forza, o Prodi, sia la vittoria la vostra sposa e la morte il vostro premio. Ma va a dormire. Messa a dormire l'età romana, il costume continua l'ascesa alla ricerca di un indumento e di una materia resistenti ed ingualcibili. Si giunge così all'interessante periodo del ferro battuto. Ecco fatto. Ti piace, cara? Ma scusi, è proprio in acciaio ingualcibile? Signora, parola mia d'onore. Guardi. Visto, signora? Neanche una piega. Operato in tal modo il connubio fra industria e moda, l'ascesa del costume è sempre più rapida, sempre più vaga di novità e di eleganza, fino a giungere all'attuale periodo caratterizzato dalla pelle propria? No, caratterizzato dalla comparsa del nylon. Il miracoloso nylon che veste voi e la vostra casa pareggiabile. La scala del progresso è ormai la scala d'oro che contrassegna tutti i prodotti nylon Roddia Italia e Rodalba di superiore qualità. Calze, biancheria, tessuti, veli Roddia, confezioni nylon Roddia Italia e Rodalba di qualsiasi marca recano il supermarchio di qualità Scala d'Oro. Scala d'Oro è concesso in uso dalla società Roddia Toce a prodotti perfetti.